Per quale motivo gli studenti hanno iniziato questa azione di sciopero? Perché è stata pubblicata sul sito dell'istituto una comunicazione da parte della dirigenza che l'orario di lezione non era più quello deliberato dal consiglio d'istituto, quindi con la riduzione che uscivano alle 6, ma era orario quasi pieno, uscivano alle 7 meno 10. Per questo motivo gli studenti, siccome ritengono, lamentano di avere grosse difficoltà, perché la maggior parte di loro vengono dai paesi limitrofi, hanno problemi con i mezzi pubblici, per questo motivo sono entrati in sciopero. Ma Da questo settembre. tipo di orario Sì, è nasce venuto perché ci fuori sono i perché c'è doppi turni. una questione di Sì, doppio turno. sì, Ecco, la problematica del doppio turno da che cosa nasce? sì, sì. Nasce dal fatto che ci sono più classi di quante aule sono disponibili. Vale a dire? Vale a dire che ci stanno almeno 7-8 classi in più, se non di più, perché le aule disponibili, e qua potrei essere non preciso, ma le aule disponibili dovrebbero essere 61, le classi ne sono 77, anzi sono 16 classi in più. Quindi in pratica 16 classi in più significa quanti studenti Noi siamo quasi 1900 adesso nel nel complesso? complesso come Ma studenti. queste 16 classi in più comportano un numero di Sì. studenti in più. Certo, una media di 20, 20, 25 per classe sono 400-500 alunni in più, credo, insomma. Quindi l'istituto non è in grado di ospitare Assolutamente, questi 500 studenti in più. assolutamente, assolutamente. In questo ci sono responsabilità anche da parte della provincia, perché la provincia non dovrebbe concedere a un istituto classi in più del numero delle aule disponibili. Ci sono indicazioni ministeriali precise su Ma questo. chi è che chiede le classi in più? Il dirigente scolastico. Quindi il dirigente scolastico dovrebbe non accettare Sì, in gli primis il studenti dirigente, che quando è già raggiunto il numero certo, massimo. sì. La regola sarebbe che non dovrebbero accettare, questa è. Devo anche dire che il consiglio di istituto l'anno scorso, io Parliamo ero del del 2014, allora. 2014, esatto. L'anno scorso nel consiglio di istituto, io ero membro del consiglio di istituto allora, poi mi sono dimesso per motivi miei, deliberammo di non accettare iscrizioni di alunni in numero superiore alle aule. Dopodiché, siccome già quell'anno stavamo facendo rotazione, abbiamo fatto l'orario compatto, già l'anno scorso ne avevamo questi problemi, con un numero di aule di classi inferiori però, decidemmo di tutelare, facciamo questo discorso, visto che mo stiamo facendo la rotazione, garantiamo il numero delle classi presenti, non accettiamo Quante oltre. Quindi, classi erano presenti nel 2014, l'anno orientativamente? scorso credo fossero una settantina, insomma io i numeri questi qua precisi non li so, non Quindi li tengo comunque presenti. sono aumentate ancora di altre 4-5 Sì, classi. sì, 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 sì. Che Quindi non c'è stata una deliberazione che ha annullato quella precedente? io sappia, no, non mi risulta. Non mi risulta. Ma qui è responsabile anche l'ufficio scolastico provinciale, perché l'ufficio scolastico provinciale dovrebbe, quando un dirigente chiede un numero di classi, dovrebbe verificare o chiedere. Ma le aule le tiene o no? Non Perché facendo questo arrivano i doppi turni. arriviamo ai doppi turni. La cosa che va sottolineata è questa, che nonostante i doppi turni, noi abbiamo cominciato a fare i doppi turni da settembre, chiaro? C'è una delibera del Consiglio d'Istituto fatta l'11 settembre, recita in questo modo qua. Sentite le richieste degli alunni, sentite le richieste dei genitori, tenuto conto dell'alta pendolarità e della mancanza di mezzi di trasporto, specialmente di pomeriggio, delibera l'orario dalle 8 e un quarto alle 13 e dalle 14 alle 18. Quindi c'era una riduzione dell'orario, della frazione oraria, ogni ora invece di essere di 60 minuti, soprattutto le ultime erano di 50 e di pomeriggio anche di Ma 40. questo è consentito? Ci sono varie circolari in questo, che regola questa cosa qui. La prima circolare è la circolare ministeriale 243 del 79, che dice, sintetizzo, nel caso di 5 ore, perché qua parliamo di 5 ore, nel caso di 5 ore si può ridurre di 10 minuti o la prima ora o l'ultima ora. In casi eccezionali, e il nostro è un caso eccezionale, perché ci sono i doppi turni,
si può ridurre anche sia la prima ora che l'ultima ora. Successivamente c'è stata un'altra circolare, che è la 192-80, che rifacendosi alla 243, in casi eccezionali e debitamente motivati, si applica la 243 senza i limiti sostanzialmente stabiliti dalla 243, per cui si può ridurre, la tengo qua, qualsiasi, quindi praticamente si si può potrebbe ridurre ridurre qualsiasi ora. qualsiasi ora. Quindi a Esatto. questo punto si potrebbe ridurre pure tutte le ore, Come è stato fatto nella togliere prima 5 circolare. minuti, Perfetto. faccio per dire tutte Sì, le ore. come è stato fatto nella prima circolare, nella prima delibera, così era stato fatto. Settembre-ottobre c'è quella delibera e quella delibera è rimasta. Poi all'improvviso è stata Quindi senza alcun collegio senza alcun di consiglio docenza né d'istituto. consiglio di Esatto. istituto, il Ha dirigente fatto questo. decide che l'orario non Non va finisce più alle bene, ma 18, alle ma finisce 19:10. Alle alle 18:50. E 18:50. gli alunni si mettono in sciopero. Lei avrebbe potuto tranquillamente dire: riuniamo il consiglio d'istituto, aggiustiamo se c'è da aggiustare quello che c'è da aggiustare. Nel frattempo continuo con quest'ora. I ragazzi non avrebbero fatto sciopero. Il risultato è stato che hanno perso una settimana di lezione. E per Noi quale motivo c'è docenti, stata questa modifica? posso ipotizzare, la mia ipotesi nasce dal fatto che nel consiglio d'istituto del 20 ottobre, cioè, c'è un'informativa della dirigente. Sta proprio scritto: la dirigente informa i membri del consiglio di istituto che la riduzione oraria fatta nei mesi di settembre e ottobre deve essere recuperata dai docenti, facendo una progettazione da inserire nel POF, eccetera, eccetera. Ammesso anche che volesse fare una cosa del genere, praticamente non si potrebbe fare, perché non danno le aula, ma faggete tutti i turni. Quando? E per una questione anche Quindi di... tecnicamente voi non siete in grado di fare dei progetti aggiuntivi Intanto non... attualmente. Non è che non siamo E in grado di allora, fare i no, progetti. come spazi, No, come sì, spazi. no, no, ma Non non ci avete sono le le risposte. condizioni anche didattiche. La E riduzione allora è... in che modo i docenti dovrebbero Nessun recuperare modo. La quello? normativa prevede che noi non... Quando è per... Non c'è recupero da fare. Non dobbiamo recuperare. Le circolari parlano chiaro. Le circolari parlano chiaro, no? Nel caso in cui la riduzione oraria viene fatta per motivi di trasporto o per motivi di doppi turni e quindi viene ridotta l'ora, non c'è obbligo di recupero. Punto. Ufficialmente a noi nessuno ci ha chiesto di recuperare nemmeno, perché non ce lo posso nemmeno chiedere. Io questo lo sto dicendo perché mi sono trovato a parlare con i genitori, alcuni genitori hanno detto che perché voi docenti non volete recuperare, allora si fa l'orario pieno. Allora io ho chiarito ai genitori e tengo a chiarire adesso che non è che noi non vogliamo recuperare perché vogliamo un privilegio, perché la riduzione dell'orario di lavoro intanto non dipende da noi, ma dipende da motivi di forza maggiore. Due, se anche volessimo recuperare sarebbe un aggravio anche per gli stessi studenti, che non so quando e come dovrebbero recuperare.